Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, bentornati anche col freddo, il gelo, il nostro Beppe Marconi. Ciao Fabio, com'è? Dai, muoviti che ti fa freddo, dopo ti ammali, eh? Io mi ammalo. Perché te salute cagionevole. Ah, tu no invece. No, io no. Siamo per le buche. Sì. Siamo veramente per le buche. Cerca di buche. No, non cerca, qui siamo per le buche davvero. Allora, questa è la strada. Io voglio sfidare a fare da lì, sì, all'ingresso da via Sette Ponti, sì, al fine della dritta, sì, in quanti minuti uno ce la fa? Hai provato? Ci vorrà circa 5 minuti perché sennò spacchi tutto. È tutta una buca, questa. Sembra essere le montagne russe, guarda. Guarda, però è gratis, di solito sì, devi pagare per fare le montagne, esatto, russe. No, qui è gratis, qui è gratis. Questa si chiama strada di Villa Stradone Rada. Di Villa Stradone Rada. Di Villa Rada. Uno si aspetta una Villa Rada nel senso, sì, liscia, e invece è tutto fuorché liscia. Tutto qui. Qui è una buca. Qui c'entri con le gambe, con tutto, con le ruote completamente dentro. Poche sospensioni, poche sospensioni, sì, e ammortizzatori. È veramente pericolosa. Guarda qui, poi guarda, vieni a vedere. Guarda il nostro Luca. Qui c'è proprio un solco, vedi, notevole, vedi? È impressionante. L'altro giorno per caso sono passato, pensavo di far prima per evitare, visto che ci sono i lavori sul raccordo sul ponte della ferrovia, sì, c'era una coda interminabile, dico passo di qua, per qui poi si risbuca anche via Santa Maria e Santa Margherita. Ma cavolo, non pensavo di trovare una situazione del genere, è veramente. Però è strano che nessuno ci abbia segnalato. Questa è una condizione di super disagio, veramente. Come mai poi tutta non è asfaltata questa strada? Era asfaltata. Era asfaltata, sì. Era asfaltata, poi è stata completamente distrutta. Chissà quando era asfaltata. Sì, forse dopo guerra subito. Ce l'ha fatta una volta e poi basta. Esatto, sì. E poi è rimasta così. È veramente così, impressionante. Anche a piedi penso che sia pericoloso. Abbiamo mandato una signora che sta con le tra l'altro portando la spesa è ancora più, come si dice, più difficile camminare. Signora, siamo venuti a fare qui il servizio sulle buche, ma come mai? Qui è una brutta situazione. Perché è il cane dei 100 padroni questo. Ah, sì. Sì. Oddio, no, ma no. È stata così, signora, questa strada. Ora è peggiorata. È peggiorata. Anche a piedi è difficile, insomma. Si cammina più. Vabbè, che dire? Che dire? Che dire? Se non l'hanno mai asfaltata, sarebbe grandioso se lo facessero adesso. No, forse era meglio che non l'avessero mai asfaltata, sì, se dovevano pensare di lasciarla in queste condizioni. Ci sarebbero state meno buche, perché adesso qui dove c'è l'asfalto ancora regge, non c'è l'asfalto, sono buche profonde. Hai detto dove porta questa strada? A Villa Rada. E cosa c'è a Villa Rada? Perché ci sono quelle 10 case di Villa Rada. Perché uno dovrebbe andare a Villa Rada? Perché ci abita? Ci abitano un po', perché la strada è qui, torna via Santa Margherita, anche comoda, per evitare tutto il traffico della parte di qua. Insomma, quelli che abitano qui a Villa Rada, che sono? Meno di te che stai con la strada tutta asfaltata? Ma io in via Fiorentina ho attività commerciali. Lo vedi interessi, che ci sono cittadini di serie A e di serie B? Ah no, no, per quello c'è anche di serie C. Sì, è sempre stato. Sa che siamo più verso la serie C, Lega Pro, mi sa. È sempre stato così. Vabbè. Ecco. Comunque. Comunque è freddo. Ti fa freddo? Molto io freddo. Ti volevo ancora intrattenere, per la scherza. Perché l'ambiente è ideale. Perché c'era quella cosa che ti volevo chiedere, no, scherzo. Allora, ci vediamo domani, però mi raccomando, chiediamo al vice sindaco Camurrini, che spesso ha risolto delle situazioni, questa strada di Villa Rada, che tu mi assicuri sia pubblica. No, io non ti assicuro niente, io ti dico che è una strada aperta al pubblico, non c'è, ci sono i cartelli stradali, sì, c'è l'insegna via di Villa Rada, è aperta, non c'è assolutamente niente e quindi penso che sia pubblica. Che ti devo allora, dire? La vogliamo asfaltare? Se non è pubblica, diciamogli al vice sindaco Camurrini, dica ai residenti di chiudere questa strada perché è veramente un pericolo, se non fosse pubblica. Ciao! Ciao.